Michele Filippi, cercavate questo punto per la permanenza in promozione, l'avete trovato, ora si può dire obiettivo raggiunto, la Frassinetti l'anno prossimo giocherà ancora in promozione. Sì, finalmente la tanta sofferta salvezza è arrivata, il livello di punti ne cercavamo qualcuno in più, oggi ci manca un punto per fare quota 100 in 2 anni, ci teniamo a superare anche la quota 100, playoff esclusi. Per cui va bene, contenti per la salvezza, contenti in parte per la prestazione, un pizzico di rammarico per una vittoria che sembrava in tasca e poi sfuggita alla fine, per un pizzico di ingenuità che dobbiamo in qualche modo riparare per poter crescere ed essere protagonisti anche in questa categoria. Con 3-1, ricordiamo 2-0, poi 3-1 nel finale, però non bisogna mai concedere mezzo centimetro a giocatori come Marini e Trugu. Carbonia è una squadra composta da giocatori di enorme valore, da giocatori che potrebbero ovviamente fare altre categorie, che evidentemente per altri tipi di scelte sono in questa categoria, ma hanno un potenziale offensivo come minimo d'eccellenza. Oggi Foglia non è partito dall'inizio, ma insomma già Trugo e Marini sono due che veramente al minimo centimetro che concedi ti possono punire. Lo sapevamo dall'inizio, abbiamo cercato di in qualche modo limitarli, in parte siamo riusciti, in parte no, perché sono dei grandi giocatori, però come al solito a noi queste partite servono anche per capire dove dobbiamo migliorare. Farlo tutto sommato in una giornata in cui il punto ti dà la salvezza, ti dà un pizzico di più di serenità, però insomma possiamo fare meglio, queste due partite dobbiamo fare meglio, dobbiamo superare quota 100 e perché no puntare a scalare qualche posizione in classifica, sarebbe bello chiudere un po' più in alto. Quindi ci ritroviamo la settimana prossima per lavorare. Ecco, mancano due partite, però appunto abbiamo detto della salvezza della Frassinetti. Cosa resta a Michele Filippi di questo campionato di promozione? L'hai fatto da giocatore, primo anno da allenatore, un bel campionato, ti sei messa alla prova, che cosa dire di questa esperienza? Innanzitutto tralasciamo l'aspetto del giocatore perché non penso fosse all'altezza di giocare in questa categoria. Per quanto concerne quel che rimane un gruppo con un patrimonio di esperienze enorme. Anche io nel mio piccolo penso quest'anno di aver fatto insomma, il pieno di situazioni e sfumature che penso siano servite anche a me per crescere. La bellezza della Frassinetti è quello di avere un gruppo con un'identità ben precisa, per cui finisci un'annata ma ti trovi con delle fondamenta ben solide dalle quali ripartire. Ripeto, io vedo un gruppo veramente che in questi 2 anni ha sviluppato un senso di appartenenza per questa società, secondo me invidiabile. Con l'orgoglio col quale va in campo può, a mio parere, essere protagonista anche in queste categorie, per cui l'obiettivo deve essere quello di crescere con questo gruppo che, come ho già detto, è un gruppo di prospettiva. Partendo dalla prerogativa che per noi il lavoro è la base di tutto, che per noi la prestazione è la base di tutto e che i risultati possono essere casuali, le prestazioni no, a quello dobbiamo appellarci per andare avanti e continuare il nostro percorso. Senti Michele, l'anno scorso subivate pochi gol, soprattutto in casa, diversi pareggi, quando vincevate magari anche di misura, c'è solo la differenza di categoria che fa fare questi risultati 3-3, poi 4-3 con 4 pari col Tortoli quest'anno con l'Anusei eccetera, o che cosa? O ci sono giocatori diversi? Questo è un aspetto sicuramente che dobbiamo correggere, è inevitabile, anche se prima della partita di oggi non vorrei sbagliarmi, ma forse eravamo la quarta difesa, anche se sembra strano perché effettivamente di gol ne avevamo preso. Sì, probabilmente incide la categoria, incide il valore degli avversari. Molte squadre sono dotate di individualità veramente importanti, per cui quando affronti probabilmente dei giocatori che hanno meno esperienza, che hanno un pizzico di gioventù in più, il valore tecnico è quella che può essere la loro esperienza, sicuramente è un peso determinante. Però sarebbe troppo riduttivo anche analizzare e ridurre il tutto a questo aspetto. Il nostro obiettivo deve essere invece quello di crescere come collettivo. Perché secondo me non è giustificabile finire partite con questi score da un certo punto di vista. Oggi il rammarico è quello di aver preso 3 gol. Venivamo da un gol subito in 3 partite, sembrava che le cose stessero andando meglio.
invece non è così, però quest'anno probabilmente ci serve anche per sperimentare queste piccole difficoltà che però dobbiamo correggere, perché una squadra equilibrata non può finire la partita con questi punteggi, evidentemente dobbiamo lavorare tanto, per cui ci lavoreremo sopra parecchio. Grazie Michele, complimenti per il vostro campionato, siete ancora in promozione, per Cagliari è importante mantenere un'altra squadra in questa categoria, voi eravate una matricola ben solida, quindi l'anno prossimo tornerete su questi campi con basi più certe. Speriamo, grazie.